secondo furto che subiamo in 12 mesi, quasi 2 anni di gestione, il secondo furto. Questa mattina quando abbiamo aperto il chiosco alle 6:30 per le colazioni abbiamo trovato la serratura rotta e molti danni. Sì, non è stato un furto mordi e fuggi, ma sono più fermati a fare colazione, a fare una merendina. Abbiamo trovato mozzarella aperte, piadine, snack, di tutto, quindi hanno avuto modo, oltre che di rubare con calma, anche di fare una piccola sosta. Sì, hanno forzato la serratura laterale, una pista ciclabile che però rimane completamente buia la sera, quindi hanno avuto vita facile. In base alla sicurezza, la problematica del nostro paese la conosciamo tutti, e tra le varie attività che ho, questa è esattamente di fronte all'ospedale, di fianco alla caserma, quindi si può pensare che sia uno dei posti più tranquilli della città, invece non è così, c'è un bivacco continuo durante tutto il giorno e nessuno interviene ormai da anni. Sono intervenuti i carabinieri questa mattina, un'oretta dopo averli chiamati.